Si chiama Mia Tirbly, ha 16 anni d'età, è una ragazzina di Plymouth nel Regno Unito e pensate che purtroppo è disabile e soffre di epilessia. Unico modo per parlare con gli altri è grazie ad un personal computer che costa la bellezza di 5.700 sterline circa e che purtroppo le sarebbe stato rubato dall'auto parcheggiata davanti alla abitazione. Il PC ha un software, quindi un programma molto importante per la ragazzina in questione che si chiama Accent 1400, il quale riesce a creare un discorso in base a ciò che sta guardando. Consente alla simpatica e povera Mia di esprimere e farsi capire in modo completo, quindi totale. Il papà tuttavia ha lanciato un appello su Twitter, il social network per eccellenza dell'uccellino, chiedendo la massima condivisione nella speranza che il messaggio arrivi al ladro e che decida di restituirlo. Centinaia di migliaia di persone che hanno risposto all'accorato appello del papà, tanto che in pochi giorni il post è diventato virale su internet, condiviso anche tra personaggi di spicco appartenenti al mondo della musica, ma anche del teatro e del cinema, come per esempio anche il famoso tennista, parliamo del mondo dello sport, in questo caso qua Andy Murray, ed anche un personaggio di spicco del calcio che è Alan Shearer. Vi ringrazio per l'ascolto, i simi utenti di YouTube, speriamo che questo padre riuscirà a trovare il computer che serve ed è fondamentale, la piccola Mia Tirbly, per fare in modo che la ragazzina si possa mettere in contatto con tutti, con gli amici ed anche con i parenti. Grazie, il video termina qua, i simi utenti di YouTube, iscrivetevi al prossimo video.